Ci troviamo in via Marano IV a Marano di Napoli, presso un bene confiscato alla criminalità organizzata assegnato dal Consorzio Sole alla nostra cooperativa. Qui ci troviamo nel vigneto, è un vitigno Falanghina Campi Flegrei DOC e quest'anno, come prima annata di imbottigliamento ufficiale, abbiamo deciso di dedicarlo ad Attilio Romanò, un'altra vittima innocente di criminalità organizzata. Nuovo bene confiscato, una nuova associazione per il territorio. Sì, direi un nuovo colpo inferto alla camorra, perché il vero colpo appunto è quando i beni vengono riutilizzati, quando i luoghi che erano destinati a fare soldi sulla pelle della gente diventano luoghi a disposizione della comunità. Abbiamo l'obbligo e il dovere di partecipare a una cosa nostra, alla res pubblica. Io vorrei ringraziare in particolare il consigliere Sgambati, sia come consigliere alla delega dei beni confiscati, ma anche in rappresentanza della città metropolitana e del comune di Napoli. Sì, solamente due minuti per portarvi il saluto del sindaco di Napoli e del sindaco della città metropolitana. E oggi è una giornata particolarmente felice e deve essere questa la vera politica. Questa è la politica a cui noi aspiriamo, fatti di uomini e di donne che si impegnano affinché anche un bene che prima era gestito dalla camorra, dalla delinquenza, ritorna giustamente alla cittadinanza. Vi vorrei presentare ufficialmente, oggi lo possiamo dire, Campi Flegrei Falanghina DOC dei Campi Flegrei, che viene prodotta qui in questo vigneto, e abbiamo deciso come soci e familiari di dedicarla ad Attilio Romanò. Stamattina abbiamo la sorella, la mamma e la moglie di Attilio che ci hanno onorati della loro presenza, e questo brindisi lo dedichiamo a Salvatore, ad Attilio, a tutte le vittime innocenti, e la dedichiamo anche a tutti quanti noi. Grazie mille per la presenza. Noi volevamo ringraziarvi con un piccolo pensiero, diciamo, come famiglia, veramente con gratitudine e tantissimo affetto. Grazie. Due secondi giù. Ci sta benedizione.